Amici di Phonefixer, buongiorno, video unboxing, Wiko Pulp Fab 4G, ultimo prodotto della casa francese. Una premessa prima di fare l'unboxing, vi ricordate tutti i vecchi prodotti della Wiko? Dimenticateli, da adesso questa marca di smartphone è cambiata. Prodotti di qualità. Un best buy, lo andremo a scoprire insieme nella prossima recensione. Ora facciamo un unboxing. Mettiamo da parte lo smartphone e troviamo una confezione in cartone con le caratteristiche dello smartphone, 5 pollici e mezzo, con una risoluzione HD. Ovviamente la connessione è in 4G, dual camera, 13 megapixel posteriormente con flash LED, 5 megapixel frontale, ma la sorpresa finalmente è nel processore. Troviamo uno Snapdragon 410 Cortex A53 a una frequenza di clock di 1 GHz e 2. Abbiamo 16 GB di memoria interna, ben 2 GB di RAM. Il sistema operativo è Android Lollipop nella versione specifica 5.1, il device è dual SIM, più espansione di memoria fino a un massimo di 64 GHz. La confezione è molto bella, un pochino scomoda da aprire, procediamo ad aprire, troviamo carta dove c'era il telefono. Un primo scomparto dove troveremo la batteria che abbiamo già inserito nel device, due manuali completi, non si vedeva un manuale completo in un telefono da anni, mettiamo da parte, questa è la fattura, gli adattatori soliti di Wiko, comodissimi, secondo scomparto abbiamo carica batterie. Da 1 A, non velocissimo, ma non ci occorre la carica più veloce. Cuffie di buona fattura in-ear con tasto alla risposta. Non sono anti-ingarbugliamento, non hanno i gommini per il padiglione auricolare, ma poco importa. Wiko ci dà un accessorio e a noi fa piacere. Cavo USB. Finalmente un cavo USB lungo per il caricatore, non quei cavetti corti, usabile anche per connettere lo smartphone. Il cavo USB è di tipo standard, quindi non abbiamo il Type-C, poco importa. Breve descrizione del device. Posteriormente troviamo una fotocamera da 13 megapixel a focale 2, con una risoluzione di 4160x3120 pixel. Vedete, c'è anche una plastichina che copre la lente. Procediamo alla rimozione. Single flash, cassa altoparlante di sistema con piccolo gradino per non sopprimere completamente l'audio. La cover posteriore è di tipo, diciamo, finto pelle, effetto gommato, per renderci conto come quella del Note 3, non so se vi ricordate. Bella la cornice cromata sulla camera che è sporgente. Posteriormente, microfono, presa USB. Lato destro, rocket del volume, tasto accensione, spegnimento, blocco, sblocco. Tasto superiore abbiamo il jack per le cuffie.
E non abbiamo nient'altro. Ah, parte frontale, ovviamente abbiamo tasti, i tasti saranno a schermo. Cassa auricolare, sensore luminosità a prossimità e fotocamera da ben 5 megapixel. Togliamo una plastica che è già applicata, non serve una chapas de chapas. Logo Wiko. Ma ciò che ci è piaciuto è questo fantastico frame metallico che circonda l'intero corpo del device. Molto bello, metallo, ha due colori zigrinato, la camera non rende giustizia. Wiko ci ha dato un ottimo prodotto. A presto la recensione. Un saluto da Pescara, amici di Phone Fixer, alla prossima.